Comincia in questo momento intanto il match, dicevamo, filotto del Grassina nelle prime tre partite con tre vittorie in tre gare. Di riversarsi della metà campo avversaria, attacca sul settore di sinistra il Signora con questa palla dentro per Dainelli. Dainelli si appoggia per Balestri, cross di Balestri, ribattuta ancora Balestri al secondo tiro, un'altra deviazione, Muscas in qualche modo e la palla finisce in rete ed è subito il vantaggio del Signa. Il vantaggio del Signa che arriva dopo soli tre minuti di gioco grazie a Tomberli, che è stato deviato da un difensore. Muscas è stato praticamente colto di sorpresa dalla traiettoria con la punizione che spiove in area per Fantecchi, che solo la palla dentro, poi tocco ancora dello stesso Fantecchi che viene pescato in fuorigioco. Non era riuscito Chirici a deviare la palla in rete, ma buona occasione adesso per il Grassina. Tocco per Fantecchi, poi Campana, siamo al limite, attenzione, la palla per Bagnoli, può calciare, la palla non è lontana dall'angolo alto, prova lui a calciare da lontano e la palla arriva lontano dal palo di Muscas, che forse tocca il pallone, forse lo tocca un difensore. Fatto sta che è il primo calcio d'angolo della partita, nonostante le proteste della squadra ospite. Potrebbe crossare bene di sinistra, palla sul secondo palo, ancora Muscas un po' in difficoltà, arriva il destro, poi sbagliato da Dainelli che spreca un'occasione gigantesca. Ancora in difficoltà sull'uscita alta Muscas, chiusa su di lui. Palla dentro per Campana, attenzione in questa situazione, è pericolosissimo Campana, il buon dribbling, la palla dentro, va giù e il calcio di rigore. Come detto, in queste sono situazioni pericolosissime. Lava contro Cappelli, fischia l'arbitro, parte Lava, la palla sul destro e la parata di Cappelli che mette in calcio d'angolo. Palla per Bartolozzi che può calciare il suo destro e la palla in rete, praticamente senza opposizione, Signa raddoppia con questo destro di Bartolozzi dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla arriva a Campana, siamo al limite dell'area, palla dentro per Campana, per Aperuta che di testa non riesce a deviare in rete. Lascia a sinistra Dainelli, cerca lo spazio per il cross, poi preferisce questo palla, il cross di Balestri dentro per Borezza che è in posizione di fuorigioco. Stavolta l'uscita di Muscas era stata efficace, bravo a toccare per Aperuta, siamo al limite, Aperuta ancora dentro per Campana che potrebbe calciare di destro in controtempo, cerca di cogliere impreparato sul primo palo Cappelli. Ecco il calcio d'angolo battuto a centro area, palla spiove sul secondo palo per Lava che ripete il pallone, sarà calcio di rigore. La palla ancora sul destro contro Cappelli, Lava 2-1 per il Signa con il Grassina che dimezza le distanze. Comincia adesso veramente in secondo tempo della partita, diciamo 2-1 per il Grassina. Dainelli, palla dentro, ottima per Bartolozzi, solo davanti al portiere ed è un grande gol questo del Signa, un grande gol di Bartolozzi. 3-1 per la formazione gialloblu, splendida, splendida davvero l'azione del Signa, che solo davanti a Muscas non ha sbagliato. Calcio d'angolo dal settore di destra, palla sul primo palo, si accende una mischia in area di rigore, il destro di Chirici, la palla in rete, palla per Spinello che potrebbe calciare il suo destro, la palla che esce di pochissimo, incredibile occasione al 93esimo proprio del Grassina, il tricipe fischio di Restaldo Di Vrea, finisce 3-2 per il Signa. Rivediamo il tabellino con il vantaggio di Tomberli al terzo minuto, il raddoppio al 43esimo di Bartolozzi.